Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Video particolare, l'avete letto dal titolo, quanto contano gli allenatori, in una squadra? Allora, cominciamo nel dire che tutti i ruoli di una società, hanno importanza, quindi dal presidente al direttore generale, direttore sportivo, responsabile della tecnica, della sportiva, eccetera, 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 a scendere fino ai giocatori. Quindi questo sicuramente è importante. Allora, intanto io comincerei a dire che se che gli allenatori sono come i maestri. Cosa vuol dire? Avete presente, no? Quando iniziate le elementari, andate a fare un corso di qualcosa che non avete mai fatto, cucito, trucco, corso di ballo, perché no, visto che è il mio mestiere. Cosa fate? Vi affidate al maestro che vi guida verso quello che fa lui, insomma, no? Verso la disciplina che dovete fare. Cioè, se andate a un corso di cucito troverete il maestro che vi spiegherà come cucire meglio, no? Che andate a ballare, vi insegnerà come ballare poi in piazza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, quando serve l'allenatore? In realtà l'allenatore è fondamentale, fondamentale nei settori giovanili, perché l'allenatore nel settore giovanili ti deve formare, cosa che in questo momento, secondo me, è una delle cose che sta mancando nei settori giovanili, è proprio la formazione. Ma l'allenatore ti deve formare, quindi deve formarti come giocatore e come uomo, ed è un'impresa difficilissima quando hai a che fare con dei ragazzini, perché devi comunque farli giocare, farli divertire, mettergli già i fondamentali. Purtroppo noi qua li asfissiamo con la tecnica, che è una cazzata enorme. Detto questo, lì l'allenatore ha un'importanza dell'80%, non tanto per i risultati quanto appunto per la crescita dei ragazzi. Cioè, la crescita dei ragazzi credo che sia una cosa fondamentale. Ma veniamo invece al capitolo professionistico. A livello professionistico, l'allenatore, secondo me, ha un'importanza spesso molto relativa. Ci sono rari casi dove l'allenatore effettivamente pesa. Ma l'allenatore oggi, come allenatore, conta, secondo me, il 20% di un risultato finale, sia che si vinca che sia che si perda. È paradossalmente difficile che un allenatore ti faccia vincere, ma è più probabile che un allenatore ti faccia perdere. Gli allenatori non capaci non ti fanno vincere, ti fanno perdere. L'allenatore capace ti fa vincere, cioè non ti fa vincere, ma perché ti fa vincere la squadra. E so che è paradossale questa cosa, ma purtroppo è la verità. L'errore degli allenatori, se hai la squadra forte, viene mascherato. L'errore dell'allenatore su una squadra scarsa viene ovviamente amplificato. Faccio un esempio veloce. Ho visto la Coppa Campioni femminile Bröndby Juventus. La coach Guarino, come tutti gli allenatori, ogni tanto sbaglia e ha sbagliato molto probabilmente la formazione. Noi usciamo col Bröndby e giustamente ci siamo lamentati con Rita Guarino. Ma se la Juventus avesse avuto una squadra forte come il Lione, per esempio, la Juve avrebbe vinto, perché comunque la tecnica, la classe dei giocatori avrebbe sopraffatto, diciamo, la tecnica inferiore degli avversari. Siccome il Bröndby più o meno a livello siamo lì, a quel punto lì è passato Bröndby. Stessa cosa potrebbe valere con un parallelo: se il Lione sbagliasse formazione col Wolfsburg, sempre a livello femminile, a quel punto chiaro che l'errore di formazione dell'allenatore potrebbe risultare negativo, e a quel punto non sono le giocatrici che non sono riuscite a portarti alla vittoria, ma l'allenatore che non è riuscito a non farle perdere. Allegri in questo è un maestro, e non sto parlando di fase offensiva e difensiva, nel senso che Allegri è veramente l'allenatore, secondo me, giusto per due motivi. È psicologo, che non è da tutti, ma soprattutto riesce a gestire i propri giocatori in punti dove in quella particolare
come posso dire, stagione o periodo, riescono a dare il meglio e quindi non farti perdere, non farti vincere. Cioè, l'importante è non farti perdere. Ma siamo tutti d'accordo, credo, che comunque in campo ci vanno i giocatori e quindi i giocatori alla fine vincono, perché i giocatori vincono, l'allenatore non ti fa perdere. Di conseguenza vince anche l'allenatore, perché è un ruolo adesso al 20%, ma quel 20% lì è pesante, nel senso che se l'allenatore fa cazzate in una partita fondamentale non va bene. Cioè, faccio un esempio, se Allegri avesse scannato la formazione con Napoli probabilmente la perdevamo, invece secondo me l'ha anche azzeccata, i giocatori non hanno azzeccato l'approccio. Ma anche lì prendiamo la novità, l'approccio mica c'entra l'allenatore, l'approccio deve essere dei giocatori. Poi se l'allenatore è bravo psicologo gli aiuta, però alla fine, come secondo me lo è Allegri, lo ripeto, come su questo punto anche Conte era molto psicologo, ma l'approccio è una cosa che deve venire dentro dal giocatore. Cioè, o se no il gioca male non dà gioco. L'allenatore sì, dà gioco, ma poi sono i giocatori che devono svegliarsi e farlo, perché Allegri ha giocato bene la Juve di Allegri diversi anni. L'anno scorso era effettivamente un po' sottotono, ma perché? Probabilmente per infortuni, cose, ma cavoli eccetera, cavoli e capri. Quest'anno la squadra sta giocando bene, vuol dire che non è l'allenatore che non dava gioco, erano i giocatori che per via degli infortuni e cose eccetera facevano molta molta fatica. A rafforzare il mio discorso prendiamo il Napoli. Il Napoli l'anno scorso giocava benissimo, diceva la detta di tutti, Sarri aveva trovato la quadra, che bravi, che belli, pum pum pum, 91 punti comunque, tanto di cappello, e adesso è arrivato Carlo Ancelotti. Allora, se andiamo a vedere il palmarès, non c'è paragone. Ancelotti dovrebbe prendere questo Napoli, portarlo a vincere il campionato facendo 97-98 punti, perché come allenatore, come carriera e come trofei è nettamente superiore a Sarri. Ma non è così. Sarri riusciva probabilmente da una squadra molto inferiore alla Juve, facendola giocare in velocità, a creare risultato. E Ancelotti ha il suo modo di lavorare, che a me non fa impazzire, però comunque vincente, perché comunque, ripeto, ha vinto comunque quello che ha vinto, rallentando il gioco e creando più giocate singole. Cioè squadre, ma poi con la giocata singola finale, mentre invece con Sarri si tendeva ad arrivare in porta col pallone. Detto questo, credo che la differenza si è vista contro la Juve. Perché si è vista contro la Juve? Perché la Juve, in differenza del Napoli, non ha dato via l'allenatore per prendere un altro allenatore, per prendere Guardiola per esempio. Se la Juve fosse rimasta quella dell'anno scorso con Guardiola dentro, non sarebbe cambiato nulla dall'anno scorso. La Juve però ha ripreso Bonucci, che comunque è un costruttore di gioco, ha preso Ronaldo, ha preso Cancelo, ha preso Emre Can, e si vede un'altra squadra, parliamoci chiaro, cioè un altro gioco. Il Napoli, a differenza dell'anno scorso, quest'anno il Napoli è stato messo sotto, tolti i primi 20 minuti dove il Napoli ha fatto la sfuriata, è stato messo sotto. Ma non è colpa di Ancelotti, non era colpa del tutta di Sarri. Qua la colpa è sicuramente, diciamo, di qualcuno che non ha comprato i giocatori che doveva comprare. Sarri, se proprio volevamo fare una colpa, era quella che lui non solo non riusciva a fare lo psicologo, ma addirittura lui con la sua mentalità ha fatto danni ai giocatori, perché secondo me se lui fosse stato un buono psicologo li avrebbe fatti vincere a Firenze. Il campionato non era chiuso l'anno scorso. Forse Ancelotti è più psicologo, però ripeto, hai perso, è colpa di Ancelotti? No. Era colpa del tutto di Sarri? No. La Juve è più forte. E basta. Cioè, qua io sento dire, Sacchi ha rivoluzionato il calcio. Sacchi non ha rivoluzionato il calcio. Il calcio l'ha rivoluzionato Berlusconi, perché ha preso i migliori in ogni ruolo. E tra l'altro, questo molti non lo dicono, ma Sacchi era in ballottaggio con Dan Peterson, che era un allenatore di basket. Cioè, quindi Berlusconi era così convinto di poter vincere con chiunque che voleva prendere Dan Peterson. Poi prese Sacchi perché si liberò, poi Sacchi ha vinto tutto, quindi non è che critico Sacchi. Però, per dire, con quella squadra probabilmente veramente anche Dan Peterson poteva vincere allora.
Vincere non è mai facile, quindi bisogna fare sempre i complimenti all'allenatore che vince, però non bisogna neanche sempre massacrare l'allenatore che perde. Poi faccio un esempio veloce: se Zironelli contro la Carrarese mi mette tre difensori contro tre attaccanti, sbaglia e perdi. Ma non è che l'allenatore è scarso, ha fatto un errore. Quindi quanto conta l'allenatore nel calcio oggi? L'allenatore nel calcio conta il 20%, non conta di più. Non è che se avessimo avuto Zidane avremmo vinto le coppe campioni noi che abbiamo perso col Barcellona o col Real Madrid. Anzi, probabilmente se mettevano Allegri al Real e la Juve a Zidane, probabilmente noi saremmo usciti agli ottavi e Allegri avrebbe tranquillamente, bellamente vinto tre coppe campioni, se non addirittura tutte e cinque di fila, perché secondo me questo Real che abbiamo buttato fuori nella finale, prima della finale di Berlino, era superiore a noi che anche lì, poi dopo si è rinforzato in maniera nauseante quasi, ma quel Real era superiore a noi. E credo che Allegri avrebbe potuto fare il filottone, cioè vincere dalla prima, quella contro l'Atletico, fino a quella dell'anno scorso con Liverpool, avrebbe potuto vincerle tutte. E quindi di questo sono convinto. Ma perché Zidane invece è un bravo psicologo, pecca tatticamente e fa degli errori, ma però il Real è così forte che sopperisce a queste cose. Per cui quando sentiamo dire l'allenatore di qua, l'allenatore di là, l'allenatore conta il 20%. Certo che poi se fa la cazzata la paghi, ma quante cazzate può fare un allenatore così gravi? Cioè, quante cazzate secondo voi ha fatto Allegri per avercela tanto con lui? Ve lo dico io, neanche una. L'avevi vista sulle palle a prescindere, come vi stava sulle palle Ancelotti quando è arrivato alla Juve. Quindi alla fine il discorso è questo. Si tende a dare troppa importanza al ruolo dell'allenatore, che è importante, ma non è fondamentale. È importantissimo a livello giovanile, ma a livello professionistico l'allenatore conta il 20%. Come disse proprio l'allenatore in conferenza stampa, l'allenatore non ti fa vincere le partite, ma non te le fa perdere, ma non te ne fa perdere qualcuna, non te le fa vincere, ma non te le fa perdere qualcuna, perché alla fine le vincono i giocatori. E come ha detto Allegri, che è stato massacrato per questa frase, che invece era sacrosanta, come nel basket, quando giochi la palla che non riesci a sfondare, perché come tu hai lo schema offensivo, la tuo avversario avrà lo schema difensivo, perché è normale che sia così, cosa fai? La dai a quello con maggiore classe che tira a canestro e fa canestro. Nel calcio la passi al migliore che fa gol, punto. E questa è la verità assoluta, perché se tutti fossero maestri degli schemi, tu prenderesti Guardiola, che è considerato un maestro, che a me non piace, però considerando Guardiola maestro, lo prendo ad allenare la Casertana, vince il campionato. Ma non è così ragazzi, l'allenatore conta il 20%. Spero che un giorno riusciate a capirlo. Io voglio Allegri tutta la vita alla Juve, perché Allegri secondo me è preparato psicologicamente, preparato tatticamente, ed è un allenatore giusto per non farti perdere certe partite che con altri allenatori perderesti, punto. Quindi come posso dirvelo? Io mi terrei ancora Allegri per 10.000 anni, anche perché mi piace come va in conferenza, ha uno stile particolare e mi piace tantissimo. Però ricordatevi, l'allenatore buono, l'allenatore forte conta comunque il 20%, punto, basta. Poi ogni tanto l'allenatore, anche il più bravo del mondo, può sbagliare, quell'errore magari ti può costare una partita, ma se hai la squadra forte, anche, cioè ad esempio ho fatto l'esempio di Zironelli, mi sto dilungando ma sto cercando di spiegare bene il concetto. Zironelli con la Carrarese sbaglia perché mette tre difensori contro tre attaccanti, e i tre attaccanti comunque dentro c'erano Maccarone e Tavano. Quindi ecco la mia domanda, quello che volevo dirvi è che se quei tre lì, invece che Tavano, Maccarone e l'altro che non mi sfugge, che tra l'altro ha fatto due gol, fossero stati Bonucci, Ramos e Chiellini, anche se è una tattica folle, però avresti preso gol, perché comunque non passavano. Allora capite il mio concetto, l'allenatore conta il 20%, serve un allenatore capace, la Juve ce l'ha e sono convinto che ce l'abbia anche il Napoli, ma l'allenatore non ti vince i trofei da solo, ricordatevela questa cosa, ricordate, lo dico anche se c'è qualche napoletano che sta guardando il video,
e giustamente avete festeggiato quando è arrivato Ancelotti, ma se arriva Ancelotti e non arrivano i giocatori, viene minga, ragazzi. Spero di essere stato chiaro, il video è andato per le lunghe, ma spero vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale, attivate anche la campanella così avete tutte le novità del video, e vi do appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao.